Allora, molto bene. Buongiorno a tutti. Loro vedono chi è collegato qua? Ok, quindi vedono che c'è con noi il magnifico rettore Gianluca Gregori. Perché insomma, volevamo, dopo le delibere di giunta di lunedì, fare una doppia operazione. La prima, quella di raccontare quello che secondo me, oltre ad essere per sé una permuta, quindi un oggetto semplice come dal punto di vista amministrativo, in realtà è una scelta di grande valore dentro un progetto, una direzione che abbiamo preso e che insomma riteniamo molto importante che si continui ad andare in questa direzione. Mi riferisco alla permuta fra il complesso sportivo di proprietà della regione di tennis Pietra la Croce con l'ex caserma Fazio. L'obiettivo della regione qual è? Cedere un bene come impianto sportivo dove la regione in termini di gestione, dove la regione come gestione non ha particolare ruolo perché noi non gestiamo impianti sportivi, con invece un bene, l'ex caserma Fazio, in pieno centro, inutilizzata dal terremoto d'Ancona, con l'obiettivo di non è questa slide. No, No, allora due. Ecco, bravo. Con l'obiettivo di andare avanti su un progetto che ha avuto un inizio molto felice oggi, perché insomma, il percorso è stato meno felice, con Recupero del Buon Pastore. Cioè l'idea di rafforzare il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli, realizzando alloggi nel centro storico di Ancona, con un portato che è una sommatoria di positività. È positivo perché il diritto allo studio è un grandissimo valore, fondato nella Costituzione e io credo che rappresenti in qualche maniera l'eccellenza del pensiero di un paese. In secondo luogo, il recupero di un immobile inutilizzato da tantissimi anni nel centro storico, ma la terza non secondario è che una presenza più forte di studenti che diventano a quel punto residenti nel centro storico sia un grande contributo per tutto il sistema economico, sociale, per vivacizzare e creare quella cittadella dello studente universitario nel centro d'Ancona. In un'area che oltretutto si presta a crescere in questa direzione, quindi ha la possibilità di andare avanti in termini di recupero. Sono risorse importanti in termini di investimento, ma che secondo me ripagano con una grandissima qualità. E di questo poi chiederò ovviamente un contributo al rettore, nel senso di una condivisione rispetto a un progetto che tiene insieme Università e Regione verso gli investimenti. In un quadro dove possiamo testimoniare i tanti investimenti che la Regione ha fatto per il capoluogo, cioè non è solo quindi un progetto di grande valore in termini universitari, ma sta dentro un quadro di investimenti importanti che la Regione ha fatto per il capoluogo. Uno, sempre deliberato lunedì, l'investimento di 500.000 euro sul ponte di attraversamento pedonale fra il parcheggio e l'ospedale di Torrette. Non è che la Regione abbia nelle proprie vocazioni gli attraversamenti pedonali, però abbiamo ritenuto di grande importanza questo investimento per la sicurezza delle persone che si recano presso l'ospedale di Torrette e nel collegamento fra il parcheggio e la strada, una strada che viene potenziata, no? Perché va a quattro corsie, farla ancora oggi con un semaforo pedonale ci sembra veramente molto pericoloso. Quindi 500.000 euro su 6,45 significa quasi tutto l'investimento a carico della Regione, dando quindi una mano grossa al Comune d'Ancona, sostenendo appunto questa spesa. Poi 3 milioni della riqualificazione della cittadella, della Fortezza San Gallo, anche questo abbiamo deliberato lunedì. In realtà i fondi è un pezzo che aspettavano di poter diventare operativi, lo sono diventati, ed è un altro investimento su Ancona, su un patrimonio storico come la cittadella, che insomma, una volta recuperata diventa attrazione turistica e quindi sposa vocazioni che la città sta coltivando. E questi sono gli ultimi tre investimenti fatti, deliberati lunedì. Nel corso di questi anni, proprio per riepilogare,
ci sono stati nei confronti di Ancona diverse, insomma, blocchi di risorse importanti, 14 milioni e mezzo che sono andati verso il waterfront, verso la riprofilatura della costa, l'autostazione, il ripascimento della costa stessa, la pista ciclabile Falconara-Riglia del Conero, la falesia di Ancona nella zona del Cardeto, progetti per le polveri sottili, 14 milioni e mezzo di euro. Sull'ospedale di Torrette, 24 milioni di euro, sembra una macchina ferma, quella è una macchina in continuo movimento, in questi anni 24 milioni hanno significato un bel contributo. E ricordiamo il rifinanziamento per intero del 56 milioni 8 del nuovo Salesi, che è un cantiere in questo momento, così come l'IRCA, che anche questo, diciamo, è un cantiere per 90 milioni di euro. I 12 milioni per la residenza sanitaria Cappelli. Poi sull'università, l'abbiamo ricordato prima, c'è il contributo per il rettorato, la ristrutturazione del Buon Pastore, la mensa di Via Petrarca, la scuola primaria dei Amici, Stamboli di Vendita Italiana, quindi scuola, beni culturali, per 28 milioni di euro. Sullo sport, dai piccoli progetti per il campo da baseball, il pala indoor e il campo da rugby con i 75 mila euro cada uno, più l'efficientamento energetico del palombare e gli outgames fatti un paio di anni fa, 665 mila euro. Il totale è impressionante perché sono 230 milioni di euro e 700 mila, cioè tutta quella quantità di risorse che dà la regione sono andate verso Ancona. Quindi le ultime tre sono tre begli investimenti, ma stanno in un quadro di grande capacità di investimento della regione. In questo parliamo delle risorse rimesse in moto in questi cinque anni, hanno alcune anche origini antiche, ma poi per i meccanismi finanziari le origini antiche hanno avuto bisogno di un rifinanziamento e quindi è stato complessivamente, credo, un bel contributo. Il bello è che tutto quello che ho citato senza fare un euro di debito, perché bisogna ricordare anche questo, le risorse messe in campo sono state fatte utilizzando risorse disponibili senza ricorrere all'indebitamento, quindi anzi riducendo il debito della regione, quindi un grande quadro. L'investimento 230 milioni fatti appunto mettendo a disposizione risorse senza lasciare i debiti a chi verrà dopo. Quindi ecco, non è solo i tre investimenti di lunedì, ma sono veramente un quadro poderoso di risorse a favore di Ancona. Gianluca, qui potresti intervenire come rettore ma anche come economista. 230 milioni di investimenti su una città che parlano di turismo, parlano di università, di riqualificazione, impianti sportivi, di cultura, di sanità, insomma, è una cosa importante. Non c'è più nessuno. Io vedo però. Ma perché non metti più un qua così vedi anche te? Vediamo. Scollegato? Gianluca, vai. Prego. Dite adesso. Ovviamente si tratta di un investimento molto consistente, io prendo la parola sul tema che più ci riguarda, no? E cioè evidenzio l'importanza della caserma Fazio e del fatto che possa essere recuperata come studentato. L'abbiamo rilevato più volte, Ancona si è caratterizzata per gli anni, negli ultimi anni, per una carenza di studentati e quindi questa è un'operazione che si colloca insieme a quella del Buon Pastore verso una logica di sviluppo. Come diceva il Presidente, andiamo a rivitalizzare il centro, e questo è un tema fondamentale. Interveniamo sul diritto allo studio, noi abbiamo fatto quest'anno un'operazione sulle tasse insieme agli strumenti che il governo ci metteva a disposizione, ma andando anche oltre, come abbiamo anche detto ultimamente nelle varie interviste. Il tema di Ancona città universitaria viene rafforzato e poi c'è l'altro aspetto che a me interessa moltissimo, che è quello dell'internazionalizzazione. Noi abbiamo una scarsa capacità di attrarre studenti internazionali. Le ragioni possono essere tante, ma una ragione va trovata anche nel fatto che non abbiamo, almeno finora, avuto una risposta in termini strutturali adeguata e che in qualche modo potesse soddisfare delle esigenze. Se mi rivolgo a degli studenti cinesi, devo presentare a loro un pacchetto completo che va al di là della semplice iscrizione a corsi in inglese, ma che prevede anche la sistemazione. Quindi diventa importante per l'università avere la possibilità di offrire un sistema integrato e da questo punto di vista un'operazione del genere direi che va perfettamente in linea con quello che vogliamo fare. Quindi con plauso raccogliamo questo progetto,
e cerchiamo di procedere così come è stato fatto col Buon Pastore. Il Buon Pastore è un esempio di ottimo recupero, lo sono venuto a vedere insieme, l'abbiamo inaugurato, credo che possa essere, Covid permettendo, noi ripartiremo a settembre come sapete con l'elezione per la potenza necessaria e rispetto della normativa, ma penso che possa essere una bella risposta a tutto quello che stiamo dicendo, molto concreta, molto pragmatica. Molto molto bene, non so se la memoria storica qui vuole aggiungere qualcosa, visto che Pietra Croce era, no, un vecchio accordo col Comune. Ma sì, abbiamo definito con l'amministrazione comunale e tra l'altro abbiamo ridato la gestione degli impianti, la proprietà e la gestione degli impianti sportivi ai comuni, perché credo che sia questa la titolarità, e l'operazione è sicuramente importante perché il comune oggi da questa operazione potrà lavorare per la riqualificazione di tutto il bene che è di sua proprietà, quindi anche per ragionare su quel punto. Anche perché è uno dei complessi sportivi più belli dell'Adriatico dal punto di vista proprio dei campi e anche della posizione geografica. Secondo, continuiamo nella riqualificazione del centro storico con questo progetto della cittadella per studenti universitari. Già abbiamo tribolato un po' sulla realizzazione del Buon Pastore, però l'abbiamo portato a casa e credo che sia stato uno degli interventi più belli di riqualificazione degli ultimi anni che io ho visto, e credo che sia importante su questo. Diciamo che si era avviato con la regione quando tu eri. Sì, quello si era avviato quando ero sindaco, insomma, quindi avevamo fatto e nei rapporti con l'università. Purtroppo è durata un po' troppo, ma insomma l'abbiamo portata a termine, credo che sia fondamentale. La caserma Fazio è proprio attaccata al Buon Pastore, quindi ci permetterà di avere una cittadella per studenti universitari, anche i servizi, le infrastrutture che abbiamo visto al Buon Pastore, dal bar alla foresteria, all'accesso, può essere utilizzato e messo in sinergia con tutto il resto. Credo che sia un buon intervento. Su Torrette stiamo investendo molto, il ponte era un'esigenza importante, fondamentale. Ricordo che lì c'è un traffico almeno attualmente di 15.000 visitatori giorno, ma forse qualcosina in più. Con il nuovo parcheggio, con il nuovo Salesi che stiamo realizzando, ci sarà anche l'esigenza di adeguare l'area di sosta e potenziare il trasporto pubblico, ma di questo sarà un problema successivo. Ovviamente non solo l'ospedale di Torrente, ma c'è la sede dell'università, c'è tutti i poliambulatori che ogni giorno portano centinaia e centinaia di persone a fare le visite, quindi questo è strategico. Attraversare sicurezza. Chiamo un po' sui tempi all'architetto Conte rispetto ai progetti, la permuta. Bene, per quanto riguarda il ponte, partiamo da Torrente, in questo caso è il comune che sta completando il progetto, i finanziamenti sono prevalentemente regionali e poi quindi sarà necessario fare una gara. La realizzazione è una realizzazione abbastanza veloce, perché poi è un ponte che verrà, come dire, non tanto gettato in opera, ma sarà un ponte prefabbricato, quindi ci immaginiamo che nel prossimo anno ci sia la realizzazione e la conclusione del ponte. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla permuta, in realtà l'ha seguito l'Ufficio Patrimonio e c'è Eugenio Polloni, il dottor Polloni, in collegamento, che potrà dire altri aspetti. Invece l'accordo di programma? L'accordo di programma della Cittadella. La Cittadella, l'accordo di programma, noi abbiamo già attivato una struttura interna per quanto riguarda la progettazione, quindi per risparmiare tempi. Quindi immaginiamo di avere il progetto definitivo esecutivo entro pochi mesi, perché lo attiviamo a livello interno, per poi fare la gara dei lavori nel prossimo anno. Ok, dottor Poloni, per la permuta? Voce? Non si sente? La permuta in realtà potrebbero essere molto rapidi, perché innanzitutto chiarisco che non vi sono ulteriori atti amministrativi da porre in essere, quindi diciamo l'iter amministrativo con la deliberazione che è stata assunta recentemente si è concluso, quindi quello che seguiranno saranno tutta una serie di atti di natura civilistica, quindi l'atto notarile di cessione del complesso immobiliare di Pietra la Croce al Comune di Ancona e il contestuale passaggio della ex caserma Fazio, si va di bene non alla Regione Marche ma direttamente all'ERAP, perché l'ERAP è poi
provvederà alla ristrutturazione dell'immobile e provvederà anche a mettere a disposizione l'immobile tramite convenzione Airbus. Quindi un passaggio intermedio in regione avrebbe solamente complicato la faccenda, l'iter, e anche aumentato i costi per il doppio passaggio, quindi oneri anche di tipo fiscale e quant'altro. Prevediamo tempi molto molto rapidi. C'è solamente da prendere qualche accordo con il comune di Ancona e poi si va verso l'atto notarile. Okay. ERAP, sai già che tipo di progetto ha? Si ha già un preliminare? Si ha già qualcosa sulla caserma? Oh, su questo credo che Nardo ne sappia più di me. Dunque, qui hanno loro presentato già una richiesta di finanziamento al Ministero dell'Università sulla legge 338 e quindi almeno un preliminare. E loro però potrebbero, con questa delibera, potrebbero già iniziare a fare subito la progettazione, senza nessun ulteriore problema. Perfetto, quindi si parte subito, questo è molto buono. Vogliamo chiedere ai giornalisti? Ci sono domande? Come mai così tanti soldi? Sì, pubblicata. Sì, quindi. Fatta lunedì, insomma, adesso sono i tecnici. Sì, pubblicata. Sì. Dunque, un collega, se non si è qualificato, vi ricordo di mettere sempre nome, cognome e testata giornalistica. L'ex polveriera al Cardeto, quando potrà essere progettata e quando potranno essere avviati i lavori? La polveriera è l'unica che è stata ristrutturata ed è funzionante, comunque la proprietà è comunale, quindi bisognerebbe questa non è la regione. Non è della regione, la polveriera. Forse faceva riferimento alla caserma Stamura. Forse un altro immobile. La polveriera è quella che abbiamo finito, bellissimo. Massimiliano Petrilli. Deposito del rate, per quella? Deposito del rate. È sempre di fianco alla polveriera, è di proprietà comunale e bisogna chiedere all'amministrazione comunale. Non è nessuno del patrimonio della regione. Qui c'è espertissimi al centimetro quadrato ancora, avevi fatto bene a portare a Sturani, sennò sappiamo un bel po' che era. Vabbè, anche lui è un pezzo di storia. Ok, perfetto, grazie. Buona giornata. Grazie, rettore. Ah no, Corsi Carlino. Ah, aspetta. Corsi Carlino, è possibile riassumere i provvedimenti passati lunedì? I primi tre che abbiamo sono nelle slide. Che poi gireremo anche delle slide fatte. Comunque lunedì è stato deliberato il contributo di 500.000 euro per il ponte che collega il parcheggio con l'ospedale di Torrette, per sostituendo quell'attraversamento pedonale con semaforo a chiamata. E 500.000 su un quadro economico complessivo di 645 vuol dire che praticamente tutta la somma è a carico della regione. Poi la riqualificazione della fortezza San Gallo della Cittadella sono 3 milioni di euro, erano in un proposto di accordo, adesso siamo arrivati alla si chiama accordo di programma, quindi all'approvazione dell'accordo di programma e quindi vi permette di avviare tutto, progettazione, intervento, riqualificazione di due bastioni e la parte che li collega, dico bene? Poi il terzo è la permuta, che era l'oggetto per noi importante, dicevo, in sé diciamo, una permuta di due beni, ma la cosa importante è proprio l'andare avanti dopo la riqualificazione del Buon Pastore nella costruzione di questa cittadella universitaria all'interno del centro storico della città di Ancona.
Allora, l'Università Politecnica delle Marche aveva presentato un progetto per l'ex deposito terrazze dopo la variante del comune ed è stato inserito in graduatoria al MIUR. Oh, facciamo dire al rettore. Adesso provo a farmi inserito in graduatoria dal MIUR, ma non siamo risultati finanziabili subito, quindi dobbiamo aspettare che scorra quella graduatoria. Grazie. L'avevamo già evidenziato in passato, dicendo anche a che livello eravamo arrivati, no? Quindi non siamo stati, diciamo, finanziati. Adesso ho fatto un'ulteriore richiesta per le aule di medicina, che diventa fondamentale, cosa che abbiamo presentato pochi giorni fa. Bene. Posso? Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Buongiorno.